Benvenuti amici di Marco Drums Games, il primo video su Gran Turismo 7 setting. Andiamo a settare la nostra Huracan Lamborghini GT3. Ok amici miei, guardate che mezzo incredibile, il primo di tanti video sul settaggio di questa meravigliosa macchina. Allora, contando che quando l'ho presa non riuscivo praticamente a frenare senza che mi si imbarcava dappertutto, e anche proprio tenerla in strada è stata veramente veramente un'impresa. Allora amici miei, il mezzo è fantastico, ok? Abbiamo la Huracan GT3 del 2015. Andiamo a vedere immediatamente tutto quello che c'è come messa a punto della macchina. Facciamo una cosa un po' veloce ragazzi, così potete gustarvi tutto il video in integrale. Allora, praticamente ho acquistato il limitatore di potenza, la zavorra, il resto non si può comprare o è comunque già installato. Computer personalizzabile va acquistato, turbocompressore a regimi elevati o regimi, dipende da chi lo pronuncia, il LSD personalizzabile. Poi lasciate stare questo perché ho sbagliato a comprarlo. Invece da corsa dovete comprare la marmitta, i freni da corsa dischi baffati, controller bilanciamento freni, sospensioni personalizzabili, il rapporto marce da corsa. Esatto, questo qui che avete visto prima in semicorsa, comprate quello da corsa. Gomme dure e gomme morbide di solito. Poi io compro anche l'adattatore di sterzata, ma nell'estremo è più che altro per il rally, per il drift. Allora, andiamo immediatamente a farvi vedere il settaggio. Quindi andiamo su garage. Io l'ho trovato così, praticamente un po' così, non sto neanche a farvelo vedere più di tanto ragazzi, perché tanto andiamo a modificarlo e vi farò dopo lo screen del settaggio come mi sono trovato meglio. E ringrazio l'amico Kevin di avermi aiutato a fare il settaggio. Quindi soleggiato, pomeriggio, proviamo a fare sto giro veloce e a vedere un po' come va. Ma devo dirvi la verità che io faccio una fatica immensa, come quando andate un po' a frenucchiare e la macchina vi parte via. Faccio una fatica a tenere la strada, la Lamborghini, che non potete neanche avere un'idea. Chiaramente il mio video non è per far vedere il video più veloce del mondo, ma per farvi vedere il setting che andrò a fare poi su sta macchina. Ecco, mi parte via in controsterzo, eccola qua che parte sempre via un pochino. Anche qui che mi dà via. Oh, oh. Oh, che non posso dar pieno gas. E qui che mi va via un po'. È un po' come driftare, amici miei, un po' come driftare. Oh, qui che... Si in... No, dai! Sì, addirittura si gira, amici miei. Vabbè, si gira addirittura. E adesso andiamo a modificare il settaggio, amici.
per vedere con questo settaggio come si comporta questa macchina, che è veramente veramente cattivella, eh? È scorbutica, bisogna andare col piedino d'oro. Andiamo al settaggio. Gomme, vabbè, io ho messo morbide, però potete mettere anche le hard, tanto non è quella la questione del settaggio. Regolazione d'altezza del suolo. Allora, anteriore 60, posteriore 65. Barra antirollio 88. Ok. Ammortizzatore compressione 32 32. Ammortizzatore espansione 42 42, frequenza naturale 382. State attenti perché è un attimo che 382 382, amici. Ok. Campanatura negativa 35 29. Angolo 05 25. Coppia iniziale 40. Sensibilità accelerazione 30. Sensibilità frenata 45. Poi deportanza anteriore 444. Posteriore 650. Regolazione potenza 72. Qui è tutto normale. Velocità 200. Poi passiamo a aggiustare le marce. Regolazione manuale. Allora, 3000. Ok. 290, 290, la sesta, 248, 248, andare un po' pianino perché poi quando parte va velocissimo e sbifora dappertutto. Ok, 216, 16. Aspetta che lo posso al contrario. No, 216 di qua. Ok, 216, amici miei. Ok, 1675. Allora, la terza la portiamo a 182. Ok, 1990, 182. La seconda 150, amici. 2420. Vedete che va a manetta a un certo punto. 2420.
la prima e abbiamo finito 122 2969. Quando va veloce è incredibile. Ok, a posto ragazzi. Andiamo a provarla. Andiamo a provare insieme amici con il settaggio appena fatto. Molto molto di più la strada, non fa cose strane come quelle che faceva prima, sembra già migliorato tantissimo, amici miei. Vediamo se fa le cose strane. No, frena tranquillamente senza dare quelle botte di... Chiaramente non è il giro della vita, è solo per farvi vedere rispetto a prima come riesco a gestirla e a dare tutto gas qui, quando normalmente col tutto gas si imbarcava a destra e a sinistra, faceva dei veri disastri. Se ricordate il video che ho fatto prima, un pezzettino, qui mi è anche partita via in terza coda solo a derapare, solo a dar giù la di gas senza neanche esagerare sul cordo o roba del genere, solo a dar giù di gas. È molto molto più gestibile così con questo settaggio, ragazzi, la nostra Lamborghini Huracan GT3. Ok, ok, va bene ragazzi, perfetto. E quindi è tutto amici miei, spero che il video vi sia piaciuto, che i settaggi vi siano stati d'aiuto. E vi aspetto per il prossimo video su un'altra macchina e i settaggi insieme dal vostro amico Marco Grandi. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, se vi piacciono i miei video mettete mi piace, commentate se volete giocare con me, si può fare anche, seguite la live su Twitch Marco Drums Games, iscrivetevi e ci passiamo di lì per giocare insieme a questo Gran Turismo 7 che è spettacolare. Vi lascio fino alla fine del giro e ci vediamo al prossimo video di settaggi insieme. Ciao dal vostro Marco Drums Games. Mitici, al prossimo!